Cosa c'è? Ricordavo. Cosa? Cosa? Pensavo al tempo passato. Pensavo a qualcosa che tu non puoi non ricordare. È stato proprio qui, vicino ai Lillà. Eravamo appoggiati qui e tornavamo da una festa noiosa, ricordi? Ad un tratto io mi sono avvicinato così e poi ci demmo il nostro primo bacio. Perché? Non ti ho rubato niente. Lo volevi anche tu. Non puoi negarlo. Anche tu hai avuto un momento di abbandono, sì, come me. Sì, però dimenticalo. Io voglio che sia così, perché adesso ho aperto gli occhi e ho capito che tu non fai per me. Non ti credo. Se questa davvero era la tua convinzione, non mi avresti accettato neppure tu prima. Tu sai benissimo che il motivo è che tu sei un cinico. Mi hai fatto credere a un amore che non esiste. Non esiste dentro di te. E ora sono certa che se tu sei stato un grande amore per me, io per te sono stata solo un passatempo. Ne sei certa? Non lo ero, ma lo sono in questo momento. Laura, ora non sei né coerente né sincera. Non puoi negare che anche tu aspettavi questo momento. E questo perché ti mancavo, ti ero necessario. Questa è davvero buona. Io stavo morendo per la nostalgia, vero? Tu sai molto bene che non sono il tipo da esternare i propri sentimenti così, alla leggera. Quello che mi amareggia molto è che tu non sappia più credermi. O stai fingendo ora, o non mi hai mai capito. Ah, carina, questa mi piace molto. Però vorrei chiederti una cosa, perché l'incontro di stasera in discoteca non è stato un caso, vero? Avevi detto a tutti che mi avresti cercato lì, che dovevi dirmi qualcosa che aveva a che fare con il mio fidanzamento. Sì, credo di sì. Perché non riuscivo ad accettare l'idea di sapere che tu eri innamorata di un altro. Però ora so che non è vero. No, no. Tu stai sbagliando tutto. Il mio fidanzamento esiste, Roberto. E sai un'altra cosa? Non credo di comportarmi come invece dovrei. E se vuoi farmi davvero un piacere, dovresti riaccompagnarmi di nuovo davanti alla discoteca, ok? Laura, aspetta. Dimmi una cosa. Che facciamo? Come restiamo? Come stiamo? Io ho il mio uomo. E tu? Bene, se tu provi... Se senti quello che dici di sentire per me, cerca di riconquistarmi. Però fai il più presto possibile, perché altrimenti potrai sposarmi con l'altro. E se no, bene, vorrà dire che resteremo soltanto buoni amici, tutto qui. E tu pensi che questo sia possibile? Sì, deve essere possibile. Per nulla al mondo permetterei a una mia amica di dire che sono nemica del mio ex uomo. E un'altra cosa. Non cercare più di baciarmi. A meno che non sia io a chiedertelo.